ho pianto come una disperata. Di noi. Buongiorno, Ame. Dino! Hello, it's me. È terribile questa luce. Dove ci possiamo mettere qua? Allora, se vi sembra che abbia delle occhiaie terribili è perché ho delle occhiaie terribili. Mamma mia, ho passato veramente una brutta giornata ieri. Adesso suona super drammatica questa cosa. Mi stavo preparando per andare a lavoro, tutto ok, bello, sì. Mi rendo conto di non avere la mia collana solita, quella che ho sempre, l'avrete vista anche qua nei video. Insomma, ho sempre una collanina con un ciondolino tondo. Non la trovo da nessuna parte. Sono sicura che sia in casa. Dall'ultima volta che l'avevo, grazie ai video sono riuscita a capire, video e foto, sono riuscita a capire che prima di perderla, cioè prima di non vederla più, ce l'avevo in casa e da quel momento non sono mai più uscita. Quindi è per forza qua dentro, ma vi giuro, ho guardato ovunque, ho ribaltato la casa, non la trovo. Ho rovistato pure nella spazzatura, sì. Ho pianto come una disperata. Ma non tanto per la collana in sé, è che ci sono legata emotivamente in un modo molto pesante. È stato un regalo fatto nel periodo in cui ero in ospedale, quindi... Sono molto legata a questa collana, ok? Ed è per questo che ho avuto questa reazione così viscerale. Non riesco a far niente, cioè sono completamente fusa, non connetto, cioè proprio... È proprio come se avessi perso una cosa fondamentale per il mio funzionamento. Vabbè, da adesso sto facendo la drammatica, scusate. Lo so che non è un vero problema, ci sono problemi più gravi. Questa cosa tra l'altro mi ricorda quell'episodio di Keeping Up with the Kardashians, dove c'è Kim che perde tipo i suoi orecchini mentre si sta facendo il bagno al mare. E c'è Courtney che le dice, Kim, people dying, una roba del genere. Allora, ho fatto un'altra sessione di ricerca e non ho trovato la collana, ma ho trovato un orecchino. Madonna, raga, questa roba è assurda. Ovviamente mia nonna, anni fa, mi aveva regalato degli orecchini che le aveva regalato mio nonno quando si erano fidanzati. Questi orecchini li ho usati per la mia laurea. E mi ricordo che appunto il giorno della mia laurea sono tornata qua a casa, me li sono tolti, li ho appoggiati nella scrivania. Il giorno dopo ce n'era solo uno, l'ho ritrovato. Io mi sono laureata nel 2019, vorrei... sottolineare questa cosa. 5 anni dopo, eccoci qui. Spero non succeda lo stesso con la mia collana. Comunque, sono contenta di aver ritrovato almeno questo orecchino che, vi giuro, cioè io ormai lo davo per disperso, addirittura avevo fatto fare una copia, proprio lo davo per spacciato. Fortunatamente l'ho ritrovato. Comunque, sono fradicia, infatti adesso mi vado a fare una doccia e mi preparo per andare a lavoro, quindi yay. Hello, it's me. Sti capelli da pazza e vabbè, questa luce fa cagare. Falso allarme, in realtà non avevo capito, ma sono semplicemente reperibile stasera, quindi siccome non mi hanno ancora chiamato, io non vado. Nel frattempo ne approfitto per fare un po' di cose che stavo rimandando. Ho interrotto la ricerca della collana perché... sono stanca, ho veramente ribaltato casa. Non abbastanza, continuerò nei prossimi giorni, però speriamo di trovarla. Il fatto di aver trovato quell'orecchino mi ha dato un pochino più di motivazione, perché se sono riuscita a trovare quello che non trovavo da 5 anni, posso trovare sta collana, posso farcela. Buongiorno vlog. Oggi giorno libero, perché con Diletta, la mia amica di Roma, che avete visto altre volte, dobbiamo andare al concerto di Niall. In realtà lei è arrivata ieri, infatti ieri abbiamo fatto dei giri in Paolo Sarpi. Ehi là! Cosa stiamo facendo? Cioè, è prendendo le robe fritte da mangiare dopo che abbiamo già mangiato. Non so che scegliere. No, no, ragazzi. Andiamo con questi? Mi sa di sì. Vai. Non lo so, è la patata mia. Anch'io. Metti una a me, viola. Io così e vai. Tu colà. Vai. Thank you. In palette. In palette. Siamo in questo negozio da tipo 3 ore. Sì, perché continuano a mettere Taylor Swift. E non possiamo andare via, cioè... Uno non può andare via. Comunque volevamo comprarci questi tifosi carini da metterci per il concerto di Niall. Io ho preso per te. Andate molto con gli slime. Questa però poi siamo ricordate che abbiamo tanti anni. Non so se la tua età è disclosed. Non diremo quanti ne abbiamo, ma troppi per giocare allora, con gli Giulia slime. Giulia piaceva questo. Sì, questi clear. E a me dove va invece?
l'uva bella. No, perché è proprio blu. Però mi fa anche un po' schifo. Anche a me, dire. Quello è bello. Ah, ok. E di qua? Ho fatto finalmente convertire Diletta a Paolo sì, Sarpi. Bellissimo. Sarpi. Cioè, convertire non c'era mai più. È vero. Ma però non abbiamo pagato un cazzo, se si no, può dire vero. Un cazzo. Sì, sì, concordo. Cioè, e abbiamo mangiato atmosfera molto. Bellissima. Vibes. Viene da fare schifo. Sì. C'è bellissimo. Un altro di questi negozi. Ci stiamo entrando, infatti. Che ci vuole? No, questo è ancora meglio. Mia mamma. Sti negozi perché devono essere così colorati e belli? Una mente semplice. Esatto, ci sono dei colori. No, le calze di Barbie. No. Questi profumatori ambiente. No, pazzeschi. Però il mio preferito forse è quello là, la rosa, no, ma anche rosa questo al muletto è buono. Scusa, se la presenza del fiore è cheap o è bella? Non lo so. Mi coinvolge. Il tulipano, ma non si può usare. Questi, che carini. Violetta! E non l'ho appena usato. Non sa di violetta. Ma si usa salutare? No, no. Io, scusa. Ma qua si usa salutare? Ma sai che secondo me non tanto. Vero? No. A Milano sono tutti cattivi. No, un pochino. E infatti per quello quando vengo a Roma mi sorprende un sacco di come la gente nei negozi. Ma anche a Roma saluta poco, eh. Però tutti sono stragentili. Ah, nei no, negozi. Sì, sì, sì. Cioè, tipo, ah, ma ciao, ma vieni qui. Ma benvenuto, questa qua, è casa mia. Cioè, entri e ti guardano così. Ma dovevi proprio. Esatto. Ma non hai da lavorare. Ok, allora, abbiamo comprato, ovviamente sono bella confezione. Non per le slime, eravamo troppo vecchie, ma per le bibite dell'epoca. Assolutamente no. E adesso taste test. Comunque se avevano dei dubbi su quanti anni abbiamo, questa cosa da un po' è vero, risposta. È vero, cioè proprio... 90s kids. Yay! Questo dovrebbe essere fragola. Mio pesca, ma sa, cioè proprio di estate. Oddio, questo non sa di niente. No, sa di strano. Cin cin. È buonissimo. Buonissimo. Massa di Sprite. Fai cambio. Il mio è più buono. Il tuo è più buono. È vero. E di tutti tenemos. Buono però. Ma adesso ci dobbiamo bere sta roba. Prima di arrivare è stato un errore di... Ti pisciamo addosso. Che belle le serate a Palo Sarpi. Sì. Cioè, d'ora in poi solo serata Best a Palo Sarpi. Best place on earth. Tutte le volte che vengo a Milano, due volte assolutamente l'anno. Assolutamente sì. Tutte la Microsoft davanti a me. Eh sì. Comunque, oggi invece abbiamo un diverso plan, perché la mattina vogliamo fare dei giri in centro, poi andare a mangiare da Ramen Shifu, che a me piace tantissimo, è uno dei miei posti preferiti, e poi dopo pomeriggio non so cosa faremo. Cioè, ad una certa torneremo a casa per prepararci per questo concerto. Però, vediamo. Sono goffissima. Cioè, non so. Proprio... Boh. Ci stiamo provando i vestiti. Beh, perché invece tu mi devi aiutare a metterlo. Devo aiutare? Okay. Eh sì, perché non si mette sto coso. Aspetta, lo chiudo. Com'è? No, però è strafigo. È bello. Ok, 10 meglio. Eh beh, direi. Sì. Cosa posso dire, la differenza tra me e te a livello di tette è veramente imbarazzante. L'ambiente. Vabbè, me ne vado. La differenza tra me e te è Tiziano Ferro l'ha scritto su di noi. Sarà bello. Bellissimo. Ma perché mi piacciono queste due puntine qua? E poi è anche un bel vedi colore questo? Secondo me. Perché è un jeans però caldo. Sì, sì, è vero. Bene. Ciao guys! Com'è andata questa sessione di shopping? Benissimo, perché per la roba che già era scontata, sono arrivata in cassa e mi hanno detto che era ancora più scontata. Io non ho comprato niente, come sempre. Ma scusami, ma io non ho visto questo no, vestito. No, ma infatti. Ma è bellissimo. Ah, ma non c'ho la mia taglia. 55, no, XXS, signora. Oh. Me lo provo. Stiamo tornando. Sì. Adesso torniamo. C'è un problema proprio. E state vivendo questa cosa in live. Stacca. Stacca. La situazione. Sì, aspetta. Oddio, ecco. Ah, eccolo. This is the vestito.
No, Mimo, ma non si vede. Proviamolo. Siamo qua da tipo 2 ore. Sì, infatti è gravissimo. Vabbè, non fa niente. È solo che vabbè, tanto non lo comprerai mai perché costa un botto. Quindi comunque, però me lo provo. Sì. Allora, potrebbe essere carino, ma qua fa difetto. Non lo so, non mi dice niente sto vestito bruttino. Allora, nel frattempo anche Diletta si è provato un'altra roba. Sì. This one. Mi piace bella. Idealmente. Ma non l'avevo addosso. No. E niente, questo secondo round è andato male. Sì, è andato male. Molto male. Vabbè. No, quel vestito tuo veramente sembrava carino. Straight out Shein. Cioè era quello più che altro. Brutto. 55 euro fatto così male. Proprio disegnato male. Vai, brutto. Esperte di moda, però. No, era brutto. Sì. Era proprio brutto. Sembrava carino solo sul l'appendino. Le sembrava molto. Cioè, bello sì. Strutturato. Invece le no, era splendrino, si dice. Ecco. Dai, che abbiamo trovato il posto del cuore. Mi sento male. Faranno la cadrega. Chissà, una bella cadreghina. E comunque adesso stiamo andando a mangiare. Ovviamente da Ramen Shifu. Best place in Milan. E la Dile ha fatto un altro acquisto. Sì, raga. Ho preso dei jeans da Uniqlo. Ma giuro questa che ragazza. Mi servivano. Ok, allora siamo da Ramen Shifu. Abbiamo preso questi che sono i, non mi ricordo come si chiamano. Sarebbero le polpette di polpo, credo. Esatto, però vegane. Vegane e sono buonissime. Sta per succedere un danno incredibile. Ma no. Molto buono. Mood ravioli. Sì. Eccoci. La preparazione. Che cute. Urban Outfitters anche questo? Ah, ok. E? Adesso riuscirai a smerdarti, secondo me, qui. Sicuro. Madonna, anche il tuo. No, è stupendo. Wow. Adoro. Yeah. Miss... mi scappa allora, un buon profumo. Ma questa è colpa tua, mi hai detto sì. Lo fanno a Marcon. Scusa, i profumi made in Marcon. Io ho preso questo... Cherry Blossom alla sì. Modica cifra di 16 euro. Ma raga, i profumi di Monotem sono pazzeschi. Io quello alla tuberosa è incredibile. Non riesco ad aprire. Posso dire anche unboxing? Ma sì, ma sono bellissime. Guarda, fagli vedere la boccetta. Guarda, cioè, che cute. Faglielo sentire, ragazzi. Allora, sentite. Dov'è? È buono, sa proprio di fiori, sì. Di primavera. Oddio, buona primavera, Giulia, oggi. Adesso dove stiamo andando? Stiamo andando a fare le ceramiche. In zona Paolo Sarpi, perché non c'eravamo ancora stati. No, 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 non siamo mai andati. Ma chi è questo signor Paolo? Ah, boh. Mai sentito. Eccola. Dobbiamo scegliere una di queste. Che carina. Questa piccola. Oppure questa. Ah, c'è anche quello un po' più grande. Sì. Meglio questa prima? Sì, dai. Questa ok. Qualcosa la uso per le salsine. Le salsine? Oppure no. Io la userò come poggia cose. Come poggianellini. Capito. Ah, giusto. Questo è proprio carino come poggianellini. Sì. Sì, allora anche queste. Sì. Wow. Che belle. Quali sono i colori? Bello questo. Allora io ho scelto questo e questo. Tu? Yay. Il tuo design è questo qua? Sì, il mio design è questo. Sono... Oddio, ma è stranissimo questo. E Sara nel frattempo sta lavorando. La maestria, la poca precisione. Come sta andando? No, invece sì, guarda che carino. È un po' sorta però. Ma dove chi se ne frega? Forse devo fare un po' più grande, un po' più cicciuno. Ma perché pensavi ancora di farla scritta? Ma l'hai eliminata la scritta, no? E a sto punto sì, troppo complicato. E io invece sto aspettando che si asciughi. Adesso è al rovescio. Lo tocco? Sì, l'ho toccato. E, oh cazzo. Devo sistemare una cosa. Cosa hai fatto? Ah, ops. È venuto live il mio pasticcio. Allora, io credo di aver finito il dentro.
ho rinunciato alla scrittina It's my Pisces moon perché era troppo difficile e mi manca il fuori. Diletta. Io sono indietrissima. Ah, procedendo. Devo iniziare col sole. Ma che bello, guarda, che manualità. Che manualità. Mi sono smerdato tutto il buono. Non è vero. Ho fatto tutto questo dentro, adesso facciamo tutto questo fuori, ma il fuori è venuto un po' peggio perché questi soli sembrano dei microbi. E quindi con Giulia stavamo dicendo che io proprio la filosofia del less is more non la conosco. Io conosco solo il more is more. More is more. E l'horror va qui. Ma si può capire, secondo me, banalmente dalle nostre, nostre personalità. Allora, io ho fatto questa cosa, cioè letteralmente due robe di Letta. Ma allora non so quanto vedano che sono anche tipo le stelline dentro, tutto fuori, cioè, c'è tutto fuori. Io niente. Due stelle, una luna con il simbolo dei pesci. Fine. Ma spiega, l'hai spiegato perché? Sì, perché ho la luna in pesci, quindi volevo fare questa cosa con It's my Pisces moon. Poi però ci ho ripensato perché scrivere era troppo difficile. Troppo difficile. E quindi alla fine ho messo solo la lunetta con il simbolo dei pesci. E voi non lo sapete, ma la Giulia, di tutte le sue disgrazie, la vita dà sempre colpa alla sua luna in pesce. Mi è caduto un vaso. È la luna in pesce. È questo. È come Mercurio retrogrado. Ciao amici, siamo tornate a casa. Ciao. Io sto morendo di sonno comunque. Sì, anch'io abbastanza. Ma, importante, stavamo guardando... Stavamo per fare un'attività educativa. Au. No, stavamo guardando un momento altissimo di YouTube Italia. Che vorremmo in realtà guardare, ma non possiamo. Ma non possiamo e quindi lo stiamo guardando tramite video di altri. Ovvero i video di Bianca Sparkles. A me Bianca manca. Ma loro se lo ricordano, secondo te? Ma chi lo sa, non ho idea, però lei... Ma spiega chi è allora Bianca Sparkles. È come, vabbè, faceva i video tutorial di make-up. Questo. Sì, però era tipo una grande. È vero, era il mood che piaceva di Bianca. Era super scanzonata, non gliene fregava un cazzo di niente, di nessuno, super creativa. Sì. Era brava a montare i video, mi ricordo. Molto. Gino! Ma il mio gatto, ma vi sembra allora, normale? Tolgo. È appeso! Guarda cosa non si fa, le attenzioni. Ah! È mio nipote. Buongiorno, buongiorno, che è sera. Ci stiamo apprestando ad andare al concerto di Niall. E io ho avuto la brillante idea. Dio, aspetta. Ciao, guys. Ho avuto la brillante idea di fare questo. One Direction in fashion. E volevo stamparlo su questa maglietta. Adesso c'è un dubbio perché lo stile. Io ho detto fallo sulle boobies. Cioè è perfetto, scusate, guardate. Quindi due. Due sulle boobies. Sì, in teoria. Oppure solo uno al centro. Io sono più fan di uno al centro perché so che la userei. Allora fai uno al centro, scusa. Cioè, però non lo so. Non sarai iconica, però va bene lo stesso. Ma allora, spiegaci il procedimento. Non sono molto sicura di questo procedimento. Perché l'ho sempre fatto con un altro tipo di carta. Però Madonna, mi hanno detto che devo attaccarlo, cioè così, e passare sopra quello. Ma e devi passare lo stiro dritto o rovescio? Cioè non è tipo i trasferelli? No, così. Ok. Qua sopra. Però non so se devo metterci sopra qualcos'altro, perché sennò questo... A me sembra impossibile che tu non ci debba mettere qualcos'altro sopra. Vabbè, proviamo con un'altra cosa sopra. Però intanto aspetta che li taglio. Adesso faccio le riprese alla The Office. Stava cadendo il telefono. C'è un casino in questa camera, ma è tutta roba mia. Poi di trucchi qua sono miei. Questa casa oggi sarà abitata da ben tre ragazze, il che... E Daniele. La farà esplodere. Daniele è il mio coinquilino. Ah sì, giusto. Non so chi è. Cioè, secondo te è al centro? Ah, guarda, io sono una persona meno indicata. Prendiamo una riga. Non ci crede nessuno a noi che abbiamo la riga. Ta-ra, ta-ta-ta, ta-ta. Ok, quindi 14 qualcosa. Secondo me è perfetto. Bravissima, che occhio incredibile. Allora, i tipi mi hanno detto di usare una tipo una carta. Una carta? No, le carte di credito. Raga, no, secondo me ci sta per succedere una merda. Beh. Io Robert. Vabbè, prendo un'altra maglietta da provare a mettere sopra. Tra l'altro posso farti vedere che maglietta sto prendendo? No, sì, ma cosa succede se la roviniamo questo capolavoro? Niente, in realtà è già rovinata. Però vabbè. Ma raga, che in realtà non è una carta,
Cos'è stato? È il forno. Ah, aspetta, tieni. Parla con i followers. Ciao followers. Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo. Sta succedendo. It's happening, it's happening. Ho paura però se faccio una cagata. Vabbè, è andata. Ah, ma è Sara, è qualcuno ma... che suona. È la madre. Ah. Vai, fallo, Mimo, è caldo, sì. Vai, è andata, fatta. Mi ha detto di fare un sacco di pressione. Ma chi ti ha detto? Quelli del negozio. Io ho paura che ti si stampi su Albano e Romina, però vabbè. No, no, no. Ok, ok. Sta fumando un po'. Scusa. Prova, vai, a sto punto è fatto, è andato. Funzionando. Sta funzionando? Sto capendo come fare. Stiamo facendo la maglietta. Allora, proprio... Dani è andata così. Last minute. E tu ce l'hai la One Direction Infection? Tu non hai fatto il vaccino, mi sa, quella volta. Sì, quando avevo 14 anni. Quando facevano gratis a tutti quel periodo là. Dai, Mimo, stacca! Però prima ho provato a staccare... Cioè, un pezzo era andato, gli altri no, quindi ho paura. Ma questo ferro da stiro fa cagare. Non è che molto riscaldoso. C'è la lucina spenta. Come è spenta? Forse vuol dire che è già caldo. Secondo me non sta riscaldando. Cioè... È già il max. Ah. Wow. No, ma secondo me è la carta di credito adesso che ci vuole. Caldo e carta, caldo e carta. Veramente, io comunque posso dire. Sì. Io ci metto il cuore. Vai, ma letteralmente. Tanto anche se si spacca un pezzo di faccia lì, non frega niente a nessuno. No! Wow, è fatta. Posso dirti anche molto bella. Sì, infatti. Più belle di quelle che faccio di solito. Ah, top. Guarda. Sì, esatto. Ho capito come si fa, quindi. Cambia colore. No, è semplicemente che si sta staccando. Esatto. Cambia colore. Clochard, una gran donna. Età. Il tavolo, parcheggio. Minchia, adesso ti immagini, l'ho fatto tutto storto. Vabbè. Può essere, eh. Vabbè, non importa. Che mi sono persa. Ma non lo saprà mai nessuno. No. Dai, stacca, basta. Sì. Oh, come bellissima. Stupenda. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo in ritardo. Sì, siamo un po' in ritardo. Non che troppo, perché però. Perché c'è la metro? Perché questo è la metro. Ah, okay. Però volevo far vedere la mia bellissima maglietta. Sì, è pazzesca. La Giulia ha guidato? Ho guidato e sapete un'altra cosa? Mi sono scordata i loop e voglio piangere. Sì. Però ho deciso che farò dei pallini con... come si chiama? Con i fazzoletti, me li metto così almeno non muoio. Ok. Si spera. Noi in estasi. Sì. Io ho un po' perso la voce, tu? Io un po', però lo sentiamo domani, veramente. È vero. Bellissimo. Possiamo dire. Sì, a un certo punto. Bellissimo. Io ci tengo a sottolineare che ha fatto Edge of 17. È vero. Ma puoi far vedere la tua maglietta? Aspetta che l'ho messa dentro i pantaloni. L'ho presa grande perché così fa da pigiama. Bella. Posso far vedere anche cosa succede? Ci demonetizzano? Forse ci demonetizzano. Ah no, non ci demonetizzano. Vabbè. Cioè che se io stringo... Ci demonetizzano, sicuro. Ci demonetizzano. Questo lo metti privato. Muoio. Ma è giusto dove stiamo andando? Sì. Ah, è giusto che lo dicessi che sparisca. No, ma sì, abbiamo sbagliato. No, non eravamo qua. Sì, Mimo, lontanissimo. Torniamo indietro per il tubo. Ops. Vedi? Stavamo pensando al fatto che oggi abbiamo avuto una mega giornata di Pinterest. Sì, è incredibile. Stamattina... Svegliate tardi. Vabbè, già quello è abbastanza pinte. Però cioè, siamo andate in giro a fare shopping. Sì. Poi... Okay. Io e ho jeans che ho addosso. Però... Sono quelli di Uniqlo. Poi... Pranzo buono. Buonissimo.
il posto del ramen è incredibile. Spaziale. Faccio le fie che corrono. Poi, vabbè, cosa più bella secondo me le ceramiche. Certo. Troppo bello. Cioè il posto delle ceramiche, raga, andateci. Che tra l'altro dobbiamo ritirare tra 2 settimane. Cioè, io non avevo capito questa cosa, pensavo fosse subito. Eh no, perché te le cucina, poi te le smalta lei. Esatto. No, vabbè. Ma poi è stato bellissimo. A parte che siamo state un tot dentro comunque. Un botto, sì, è vero. Almeno un'oretta e mezza, secondo sì, me. Sì, sì, è vero. Per dipingere un robino così. Sarà che io ho fatto 800 strati. Tu hai fatto 800 strati. La ragazza aveva detto non più di 3 passate. Io ne ho fatti tipo 8. 50. Quindi chissà cosa verrà, cioè, fuori. Secondo me avrà una merda. Vabbè. Poi dopo abbiamo fatto una passeggiatina così per tornare a casa. Sì. Poi ci siamo preparati. Siamo presi le pizze surgelate. Le pizzettine. È arrivata Sara. È arrivata Sara. E questo è molto Pinterest. È arrivata Sara. Assolutamente. E niente, adesso concerto di Niall, proprio, cioè. Ma poi concerto, ah, raga, anche qua, io e la disinformazione. Mm. Io, tipo una settimana fa, a Google cerco Niall Horan, band d'apertura 2024, mi viene fuori. Sì. Mi viene fuori che c'era sta band irlandese. E invece no. Ok, va bene, allora alle 8:30 non è che inizia lui. Possiamo arrivare all'ultimo. Noi veramente, tipo, noi siamo... 23. Sì, sì, noi siamo entrate, ci siamo messe, ci siamo tolte la giacca, chiuse le luci, iniziato il concerto, lui è... Hello Milan! Hello Milan, e noi... Appena rimasto. Con ancora la pizza qua. Hello a te, signor Ore. Signor Ore. O come adesso lo chiamiamo noi, Nicolò. Nicolò. Sì, Nicolò. Niall, soprannominato Nicò. Ma poi c'è da dire che è stato anche bello quando ci siamo messe a leggere il libro durante il concerto e lui ha indicato, ci ha detto, ma perché state leggendo, proprio venite loro sul palco. Quindi adesso ne stiamo andando all'after party perché ci ha invitato che ci vedeva leggere. Ovviamente, ovviamente. Per fortuna Giulia si è depilata da capo a piedi. Ma secondo te io dove ho parcheggiato? Tipo qua forse. Aspetta, forse qua. Cioè, io non mi ricordo neanche come è fatta. Ah, guarda, è quella. Ah, trovata. No, non si può registrare con la musica. Buongiorno Ame. Buongiorno. Wow. Wow. Wow raga, ma quanto sciroppo d'acero mi hanno portato. Buongiorno. C'è una luce terribile. Questa orchidea è molto bella, però ho paura di ucciderla prima o poi. Le ragazze sono andate via, sia Dile che Sara sono tornate a casa. Abbiamo fatto una piccola reunion finalmente, non ci vedevamo tutte e quattro insieme da tipo forse il 2021, ma perché viviamo tutte in posti diversi e quindi nulla, alla fine ci vediamo pochissimo, però sono molto contenta di questi giorni che abbiamo fatto qua a Milano. Non ho ancora trovato la collana. E questa cosa mi sta, vi giuro, mandando ai matti. Ogni tanto ho dei piccoli breakdown quando ci penso troppo intensamente e mi viene da piangere. Ops. Comunque sto continuando a cercarla per quanto possibile. Spero la settimana prossima di avere tempo e modo di veramente spostare i mobili grandi. Vediamo. Io spero tantissimo di ritrovarla e spero davvero che non mi sia caduta tipo dentro il lavandino. Proverò a smontare anche il lavandino perché non si sa mai, magari... magari la ritrovo. Oggi, allora, stamattina abbastanza free, molto chill, però oggi pomeriggio lavoro, devo tornare all'escape room, vediamo come andrà. Devo dire piano piano mi sto ambientando e credo più o meno di aver preso il flow delle cose da fare lì. Non ho per niente preso il flow invece di come gestire il mio tempo adesso che ho questa cosa. Poi ho alcune giornate alla settimana in cui non vado. Quindi ho dei giorni liberi, diciamo, e quindi magari, cioè, devo capire come gestire quelli, non lo so, è tutto, al momento è tutto molto un casino e io non sono molto brava a gestire le novità. Questa cosa la sto imparando, piano piano. E nulla, vi terrò aggiornati. Ce l'ho fatta, l'ho ritrovata, era in mezzo ai panni sporchi che tra l'altro io avevo già... tutto tipo svuotato, però evidentemente si era incastrata da qualche parte. Sono troppo felice. Sto gatto. Si affaccia alla finestra. Ok, quindi adesso sono più tranquilla effettivamente. Nulla, direi che posso concludere finalmente questo vlog. Abbiamo ritrovato la collana, quindi si chiude in bellezza questa ricerca. E niente, ci vedremo al prossimo video. Ciao!